Hola, io sono Marcus Cran e signore e signori, bentornati in una nuova puntata della SEPTEC, da oggi con una stanza dei teletrasporti. Sapete che in live facciamo le cose magiche, che vi evito perché sono un po' grindose, un po' lente e un po' ripetitive, ma abbiamo fatto i teleposer della Blood Magic. Abbiamo fatto questa stanza segreta, nascosta, dove nessuno sa proprio dove può essere, e ogni teleposer, premendo il pulsante, ci porta di qua. Con questo sigillo meravigliosamente magico possiamo ritornare alla stanza e andare in un'altra zona, ad esempio qui nella cosa dell'immersive, o nel caso di una cosa un pochino più lontana, al portale dell'End, zan zan zan, eccolo qua. Ok, detto ciò, signori, andiamo al castello, perché nell'ultima puntata abbiamo fatto questo, lo Storage Network Master, e qui non ci sono più i drawer. Dove sono finiti? Il vostro Marcus Cron vi ha... Ho premuto il coso sbagliato perché insieme al sigillo del teletrasporto, se adesso si apre la chest, se adesso... Oh, grazie chest che ti sei aperta, ti voglio abbastanza bene. No, non è vero, serviva questo. Ho fatto anche un sigillo del... no, forno, castello. Ho fatto anche un sigillo del volo, l'air sigil, che si va a mettere in combinazione molto molto ottima con il nostro delta planino. Quindi io posso fare una spinta senza dover caricare la guanda. Eccoci qua, una parete di obsidian chest. Obsidian chest che fortunatamente, ragazzi, si fanno molto molto più facili. Cioè non dobbiamo sprecare il ferro, l'oro, il copper. Si fa semplicemente uno stack 8 di ossidia, ossidiana e una chest di legno. Quindi ne ho potute fare tantissime e ci ho buttato dentro ad alcune tutte le nostre cose. Signori, è il momento di andare a linkare il master ciccio ciccio zon 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 zon, che ci abbiamo qui sotto, con il nostro amico, con tutte le nostre ceste, più che altro, no? Il nostro amico. Allora, dobbiamo scendere di uno, in realtà, quindi andiamo qua sotto, oppelà, eccoci, facciamo così, portiamolo verso l'ignoto, il mignotto, no, aspettate, ok, così, dove stiamo, così e così. Poi direi di andare per di qua, oppelà, continuiamo la nostra stradina, oppelà, e saliamo qua sopra, sbrengate. Questi cavi sono praticamente dei connettori, si fanno in questa maniera molto molto semplice, grazie allo steel e al compressed, di cui vi ricordo la puntata scorsa abbiamo fatto tutta la pneumaticraft in una zona davvero figa, secondo me. Quindi saliamo qui, questo qui l'ho usato per incantare, e adesso passerei qua, che mi ero preparato lo spazio vitale, yes, passiamo qua sotto, andiamo di qua, oppela, zoom 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 zoom, e non caschiamo nel buco per favore, grazie, ok, dovremmo vedere il ciccio ciccio attaccarsi, perfetto, si attacca lo stesso? Penso di sì, credo di sì. Non lo so, andiamo a controllare. Di questi ne possiamo spammare quanti ne volete, eh? Ok, si attacca. Perfetto, ragazzotti, andiamo a portare il nostro cavo fino alle chest. In pratica, questi sono come i cavi della... per quanto riguarda la Applied o la Simple Storage, identici ai cavi che connettono gli inventari. Ma adesso, per fargli leggere... guardate, vedete, non si unisce. Ok? Per fargli leggere... che inventario, che cosa c'è dentro l'inventario, ci serve lo storage link, che sono 4 di questi più una chest, me ne dà 4, quindi è molto molto buona. Io ne ho fatti vari stack, guardate, bam, vedete, adesso si connette, oh yes, facciamogli attaccare tutti questi. Purtroppo si connettono soltanto da un lato, ragazzotti, quindi non fate l'errore di metterci altre chest. Qual è il mio problema saltando? Non lo so. Salta, salta, ok, ok, non so perché se premo shift non mi salta con le pepette, ok, e ok, signori, sono tutte collegate e qui possiamo portarne altre in futuro, let's go, andiamo qua sotto, se andiamo a cliccare con il tasto shift, tasto destro, ci dice che ci sono 7432 slot vuoti e che abbiamo 99 link cable e 53 storage cable, quindi sono 53 obsidian chest da un sacco di spazio. Andiamo a craftare questo, vi ricordate? Questa è sempre la simple storage, bam, ragazzi,
Volete vederlo? Possiamo mettere sort by name, by account, by amount o by mod. Ovviamente by numero è molto meglio, vedete, posso prendere il ferro, posso craftare le cose, ragazzi, è meraviglioso, posso cercare qui dentro e cercare con l'anelli e metterci direttamente il crafting. Questa cosa è meravigliosa, ma le cose bellissime non sono finite qui perché possiamo fare uno storage remote. Esatto, andiamo a cliccare qui sopra e posso accedere alle mie cosine da distanza. Mamma mao, ma non è finita qui. Allora, tra un paio di cose che mi sono dimenticato di dirvi. Questa mod legge il drawer controller, però per fare questo mi serviva un drawer controller, quindi ho preferito togliere tutti i drawer che chi se ne frega e fare una stanza piena di obsidian chest, la preferisco. Signori, l'advanced storage remote. Sbrem, si fa con questo coso qui, mi sono dimenticato di farlo. Ok, ne facciamo uno, ne facciamo due e adesso, bam, abbiamo l'advanced. Questo coso funziona intradimensioni e a distanza illimitata. Quell'altro era 120 blocchi. Questo è a distanza totalmente illimitata, ma se il nostro Marcus Crow, guardate che belli questi bonsai. Sono la bonsai trees. Cioè, cresci tu, ci metti un sapling e lui piano piano ti tira fuori pochissime risorse alla volta. Ma visto che siamo su un server, è meraviglioso e funziona anche con qualche alberello moddato. Guardate qua, oppela, facciamo così. Oh, yes, ragazzi. Che spettacolo. Che spettacolo. Non vedevo l'ora di avere una mod del genere. E possiamo fare qualche magia insieme. Perché adesso, ragazzotti, possiamo creare, oltre a, vedete, dei vari upgrade che possiamo fare, con degli hopper possiamo fare gli import, ovvero le cosine che importano all'interno del sistema, e possiamo fare gli export, che sono questi qui. Andiamo a farne un pochino di più, si serve un pistone, ma vedete com'è facile più craftare, cioè è meraviglioso. Allora ipotizziamo che a me servano delle slate, scusate, delle plate. Ne butto un bel po' qui, ma io non voglio più scendere, andare a collegare le cose, non le cose. So che le cose finiscono qui dentro, quindi che facciamo? Ci mettiamo un import, vi ricordo che significa che importa nel sistema. Saliamo su, e purtroppo, ok, devo fare così tenendo premuto shift, e andiamo in questa direzione. Oppela, rompiamo questo, saliamo ancora di uno, saliamo ancora di due. Che cos'è che mi ha fatto del dolore? Boh, non lo so. E andiamo a collegare il tutto al nostro Cicciputzi. Guardate qui dentro. Oh my god, a botte di 4 non è super veloce. Finiscono dentro il nostro sistema. E quindi io li troverò semplicemente qui dentro. Meraviglia. Potremmo anche fare un sistema logico in cui io butto dentro. Aspettate, che c'è il buco, sta qua. Io butto dentro delle cose. Cioè, delle cose finiscono qui dentro e si attiva a seconda di un segnale redstone, ma non abbiamo ancora un redstone wireless. Sono molto triste. Sono molto, molto, molto triste. Ma adesso possiamo fare una cosa ancora più bella. Vi ricordate il nostro rituale incredibile? Io l'ho dovuto bloccare perché, stando su server, c'era il rischio che mi impallasse totalmente. Ma adesso abbiamo soltanto 8000 pezzi di iron. Poverissima come cosa. Super povera come cosa. Ah, e se a chi interessasse un po' di magia, questo qui è un impianto della Blood Magic con dentro degli spawner delle Bitwillens, che sono quelli che non scadono mai, che brucia questo oggetto qui, si chiama Demon Will Crystal, per crearne degli altri. E questo Demon Will Crystal, che alla fine arriva in avanzo, può essere messo dentro un Demon Crucible che ci ricarica la Tartaric Gem. Quindi, se vi interessa, questo qui è il sistema per avere, oltre che infinito sangue, qui qua sotto ci stanno i mob che muoiono e producono infinito sangue, anche infinita Demon Will, il che ci significa che non devi più assolutamente farmare come uno schifoso. Vediamo se c'ho altra ossidiana. Oh yes, very good. Allora, noi possiamo riattivare il nostro rituale, ok? Oppela, oppela. Ovviamente, vediamo se esce. Sta uscendo, forse è notte, non si vede. Sì.
Non so perché non esce, forse proprio perché forse è giorno e quindi non si vede. Guardate che comodo, prendo l'ossidiana e la butto. Ah, ma che meraviglia, ma che spettacolo. D'accordo, vabbè, questo qui me ne sincero dopo. Non credo che stia funzionando. Vi ricordo che il nostro rituale produce, oppela, produce degli orrori che vengono smarmellati e finiscono qui dentro, d'accordo? Ora, questa roba, prima io la dovevo mandare in una chest che si teletrasportava, si trasformava, alcune cose andavano dentro la fornace, altre no. Vediamo, vediamo, perfetto. Allora, quindi per il teletrasporto degli oggetti non ci conviene usare la mod tecnica, ma la mod magica. E adesso qui dentro dovremo vedere arrivare del pane, che però viene subito preso dalla nostra Applied, ok? Quindi vi ricordate che c'erano dei pezzi, dei cluster, giusto? Si chiamano cluster? Eccolo qua, 69 di iron. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Togliamoli tutti, tranne questo. Ok, adesso non ne abbiamo nessuno, d'accordo? Che facciamo? Ragazzi, questo è quello che aspettavo da tantissimo. Vi giuro, lo aspettavo da tantissimissimo. E per farlo ci servono altri cavetti, che fortunatamente ce l'abbiamo, ma si craftano comunque molto molto bene. Invece di utilizzare più questa roba, che è bella, è Optimus Prime, ma ragazzi, è obsoleta, andiamo a fare un bel crusher, eccolo qua, dell'Actual Addiction, che possiamo fare finalmente. Lo togliamo, ne facciamo un altro, che già c'era giustamente, e adesso signori possiamo fare Dadan il Double Crusher. E possiamo andare semplicemente qui sotto, metterlo, non lo so, tipo qui, anche qui vicino, ecco qua. Perfetto, guardate la semplicità pazzesca di questa cosa. Il double crusher adesso lo sposto di uno, ok, perché voglio fargli arrivare la corrente sopra. Qui porto su e collego tutto quanto. Finalmente, ragazzi, questa era la svolta che volevo per questo modpack. Finalmente diventa tecnico, è meraviglioso. Ci serve l'export, ok, e nell'export gli dico, mi devi mettere tutti. Dove stai? Questi, vediamo un po', guardate, guardate, è entrato. Se io adesso ce ne metto 5 dentro, guardate qui dentro, 5, oh, 6 perché ne è arrivato un altro. Ma questa cosa è bellissima, è spettacolare. No, cioè, sto sbrodolando davvero, davvero tanto. Andiamo a prendere un po' di roba HV. Vedete tutta sta roba qui? Adesso la possiamo fare molto più facile. Mi serve questo, mi serve quest'altro. Ragazzi, è uno spettacolo per gli occhi, per il cuore, per la mente, per Antonio. Antonio, devi farci sapere se è uno spettacolo per te. Quindi possiamo collegare questo a questo. Non posso attaccarlo qui perché? Ah, giusto. No, 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 posso. Scusami. È un HV. Ok, attacca questo. Ah, perché quello lì può essere collegato una volta soltanto, d'accordo. Vabbè, dai, usiamo questo qui, è un po' bruttarello, ragazzi, però ci sta. E adesso andiamo a dare corrente. Aio, che botta. Andiamo a dare corrente. Ah, ma non serve questa cosa. È vero, sono un pirla, perché adesso possiamo prendere in automatico le cose. Quindi lo mettiamo in basso. Lo mettiamo. Bello, non dobbiamo più neanche scendere a compromessi. Guardate la corrente, arriva, fantastico. Prendiamo questo. Molto good. Ci mettiamo i nostri storage. E non costano tanto, costano soltanto plate di metallo pressurizzato che, cioè, sinceramente, possiamo permetterci avendo 8000 di no? 8000 di quello. Vediamo un po'. Sbrengete. Ok, giustamente non ce n'è. Ci butto dentro lo stack. Guardate qua, ragazzi. Guardate qua che meraviglia. Guardate qua che spettacolo. Stiamo finalmente, oh sì, grindando come uno zozzo schifoso. E dicevo, non ci serve assolutamente dover spostare questi oggetti, perché io potrei volerli collezionare questi, ok? Quindi che faccio? Mettiamo qua sotto, c'è dell'acqua, salve, c'è anche un mobido. Mettiamo qua sotto un altro di questi, very good. Posso chiudere quest'acqua brutta? Grazie. E andiamo a prenderci un import. Import che mettiamo qui e, oh mio Dio, inizia a prendere il mal tolto. Possiamo anche non farlo effettivamente e possiamo fare un'altra cosa, così colgo l'occasione, in realtà non è quello che ho detto, però colgo l'occasione per farvi vedere una cosa meravigliosa, ovvero
dei tubi fighissimi, delle pipe spettacolari, hanno una potenza incredibile. Andiamo a fare, si fanno con la plastica, io ho già provveduto a farne un pochino per voi. Ci servono questi, che diventano questi, e quindi ne ho 4 di questi. Aspettate che pipe, uno soltanto di questo, ce ne serve un altro pochino, e poi i transport. Allora, come funzionano? Abbiamo i transport che sono come questo, poi abbiamo gli injection che prendono e l'extraction che, scusate, gli injection che mette e l'extraction che prende. Quindi, signori, guardate qua, vedete? C'hanno un inventario, c'hanno uno slot solo, ma è istantaneo il movimento. Guardate quanto cacchio è veloce, ve lo faccio vedere con una chest, ok? E ovviamente la chest ci va l'injection, che è quello che mette dentro. Siete pronti? Siete pronti o siete caldi? Guardate che meraviglia. Sbam bam bam bam. Avete visto? Velocissimo. Finalmente, quello che cercavo, quello che desideravo. Ragazzi, ho scoperto una cosa tristissima. La Powered Furnace dell'Actually Addiction viene comunque vista come una fornace e quindi ha tutti i crafting bloccati. Lo so, è una stronzata mega galattica, concordo con voi, ma fa davvero, davvero cagare. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere questa cosa dal processo, ok? Togliere tutto. No. Ho esagerato. Mai premere control quando hai un piccone indistruttibile. Mai usare la lame miner quando hai un piccone indistruttibile, raga. Va bene. Ok. Allora, dobbiamo semplicemente rimettere questo ciccio al centro, come stava all'inizio, oppe là. E gli facciamo prendere e mettere le grid. Quindi le grid, cioè, ovvero il grattugiato, non so come altro definirlo, sinceramente. Ok? Va a finire direttamente qua dentro e lo mandiamo, d'accordo? Adesso ci serve un cluster perché dobbiamo metterlo nel filtro. Vediamo un po' che c'abbiamo. C'abbiamo il tin, bene. C'abbiamo il copper, molto bene. Non mi è arrivato ferro in questo lead, d'accordo? Ci facciamo bastare questi tre. Papapem. Adesso ritiriamo per l'ennesima volta il filo. Mi dispiace, non pensavo proprio che avesse bloccato questa cosa. Ed è pure giusto, è pure a livello logico ci sta, Ci sta perché effettivamente si è bloccato le furnace. Adesso il ciccio funziona perché... sapete che mi sa che non conviene metterlo là sopra, non vorrei che si teletrasportasse come uno strunz. Ci buttiamo dentro questo, vedete che qui dentro la roba sta arrivando, guardate che comodo che smista le cose. D'accordo? Andiamo, adesso prenderò una schiccherona. Sembra di no, che culo. Oh! Grazie che mi tiri su. Posso uscire da qua? Posso uscire da qua? Oh! Mi ritrovo in cash trade così a buffo. D'accordo. E andiamo semplicemente a prendere, a estrarre tutto quanto. Quindi non usiamo i cavi per rimandare indietro. Ma guardate quanto è compatto. Bam. Signori. Lui fa e prende. Guardate, adesso gli libera lo spazio e parte il lead. Meraviglioso. Meraviglioso. Fatemi richiudere questa bruttezza incredibile. Oppela. Ah, possiamo fare questo con tutto, con qualsiasi cosa che adesso, che prima volavano gli oggettini e non ci piace, tipo qui dentro possiamo mettere che c'è sempre del cola che va a finire qua dentro. Qui dentro ci deve essere sempre dell'iron, qual è il problema? Ci basta fare così, ok? Ci basta mettere un amico export. Oppela, sono un po'... Perfetto, adesso sono incastrato qui, io me ne vado nel frammento. Ah, esci, abibita di me. Dai, esci, ok, perfetto. Bam, saliamo di uno, ma sì, ma saliamo di uno. Andiamo a collegarlo con questo. E ragazzotti, adesso ti rompo, poi sistemerò un pochino l'affare in maniera da essere un pochino più piacevole alla vista, ma adesso io posso metterci qui dentro che tutto il mio ferro, ok? Cioè che il ferro deve stare sempre qui dentro. Guardate, sbrem, andiamo a vedere. Oh, è spettacolare, è splendido, è meraviglioso. Posso togliere tutte queste conveyor belt che fanno laggare comunque, ragazzi, mettere qui una chest e la chest viene presa. È troppo... Troppo bello. Non vedo l'ora di ottimizzare tutto questo. Quindi noi abbiamo un sacco di grid.
andiamo a prendere ancora una volta i nostri ciccipuzzi. Guardate che belli che sono. Qui potremmo fare altre stanze. Effettivamente possiamo fare un sacco di cose. Io adesso sto facendo una versione simplificated di quello che poi sarà. E questo è l'input della nostra fornace. Quindi noi andiamo a fare qui e prendiamo un, non è un import, un extractor. Yes, guardate come lo vede. E poi facciamo bim. Poi saliamo perché non voglio che stia in mezzo allo scogliores. E si attacca sempre qui. Allora, andiamo a sistemare l'inventario. Bada bim e buttiamo un pochino. Guardate che bello che posso, posso sistemarmi così. E poi andiamo a vedere, a prendere le grid. Guardate, c'ho l'iron, ok? Ho il nickel, d'accordo? Ho il copper, ho la, il silver, very good. Ho un po' d'oro e mi pare di aver visto il copper, già l'ho preso il lead. Guardate, tutti i grid che abbiamo, di questo poco che abbiamo riacceso il nostro ciccio, li mettiamo qui dentro. E, signore e signori, qui non so perché c'è questo copper, guardate, sta arrivando la robetta, sta arrivando! Senza traboccare, senza girare sui cosi, in automatico. Il nostro rituale produce cose che finiscono dentro al sistema, dentro qui, ok? Quindi il coal, il certo quartz, eccetera. E altre finiscono qui dentro, che poi vanno a finire qui, ma senza sboccare, come dico io. Possiamo fare altre piccole magie, io vi sto facendo proprio un tutto quanto. Facciamo altre piccole magie, andiamo a prendere gli storage cable, sono pochi? Non fa niente, faccio così e voilà, altri 8, va bene. Andiamo qui, vedete, questo è il mio impiantino che genera Chorus Fruit, Nether Quartz, questo qui, e qui sto facendo del cactus. Ora posso andare a prendere un drawer, molto bene. Posso andare a prendere un obsidian upgrade che si chiama Void Upgrade, bene. E posso andare a prendere una conveyor che ci abbia l'opperino. In questo modo non ci sarà mai l'overflow, perché questo qui contiene 32 stack, ma continuerà ad accettarli, no? Quindi se io faccio così, boh, ecco, quando supererà i 32 stack, lui continuerà a cascarli qui dentro, ma verranno distrutti. Non di meno, non di meno, ragazzi, io posso mettere qua sotto, ok? Quanto è bello, non vedevo l'ora, questa volta è bellissima. Invece di costringerti a fare subito l'applied, che con un bello sforzo di pazienza, perché l'applied è un po' rognosa, lo sapete bene, facciamo questo che è spettacolare. Possiamo passare sotto, sì, passiamo sotto, perché è più carino secondo me. E andiamo magari, tanto queste non sdroppano, vero, se passo per di qua, no? E andiamo ad altezza, oh salve, andiamo ad altezza di questo, così uniamo i cavi. In questo caso possiamo unire i cavi senza nessuna preoccupazione, quindi facciamo così, perfetto, scendiamo, non posso scendere, poi tapperò, ragazzi, guardate qui lo steel che sta arrivando. Potremmo anche fare dei piccoli impiantini logici, non lo so, ok, scendiamo qua sotto. Adesso vi faccio vedere, abbiamo... quanti cactus abbiamo? Cactus. Ne abbiamo 274. Uniamo qui. Signore, andiamo a rivedere i cactus. 542. Perché? Perché questi qui sono degli storage. E con il link è come se fosse uno storage... come si chiama il coso dell'Applied? Storage... external storage della Refined. O storage qualche cosa dell'Applied. Ecco quello, ho visto. MA Storage Bus. Quindi possiamo creare queste zone di farming sicure, che non traboccano e che non è necessario spegnere mai, perché sappiamo che ci metteranno sempre 32x32 bellissimi stack. Cioè, raga, è uno spettacolo. E io, meno male che era LV, se no la schicchera era abbastanza importante. E io sono davvero, davvero, davvero felice. Ma proprio felice, felice, felice. Perché finalmente, adesso... non dobbiamo più preoccuparci di niente. Io temevo tantissimo per il server, perché vi faccio un esempio concreto. Quando io quittavo e rientravo dopo 2 giorni, ok, qui dentro aveva macinato un sacco di roba, andava qui e qui però aveva finito questi, i grafite electrodod. Quindi qui si accumulava una marea spropositata di roba, tutta persa. Invece adesso, se quello è fermo e non può fare niente, noi avremo la grafite, no la grafite, le dust, che non mi ricordo come si chiamano,
Ah, eccoli qui. I grit, tutti dentro belli storati. È uno spettacolo. È uno spettacolo. Andiamo a prendere i cluster che ci mancano. Ecco qui il goldone. E glieli aggiungiamo a questi. Guardate che comodo. Ovviamente ci stanno degli upgrade che sono per lo stack e per lo speed, ma non ci interessano per adesso. Ragazzi, io termino qui questa puntata. Allora, ci abbiamo il teletrasporto magico degli oggetti, finalmente, cioè dalla scorsa era, per portare gli oggetti qui, ma era davvero fastidioso e blabloso. Adesso possiamo ottenere tutto da questo teletrasporto, quindi dalle varie farm in giro per il mondo, mandiamo tutto dentro questa chest e questa chest viene presa dall'inventario. Non vedo l'ora di provare a fare delle ender chest e io vi esorto a lasciare un pollicione in su per la prossima puntata, perché non so se vedete questa tromba delle scale. Signori, ci sarà una cosa fighissima che vi spoilerò. Vi saluto qui, spero che questa puntata vi sia piaciuta, non è stato niente di che, ma è stato un momento importante è stato un momento importante, davvero importante. Io sono contentissimo di poter fare così e vedere tutto quello che c'ho e creare queste cose. Voglio che qui dentro entri io sempre i cactus, non lo faccio più con questo. Ah, è bellissimo, semplicemente questa farm che produce sabbia e acqua marina la mando sempre nell'unica chest in cui tutto entra. Per chi si stesse preoccupando di quanti oggetti entrano dentro questa zona, che ovviamente vi ricordo sono ancora bloccate tutte le carte che creano lo spazio digitale, ma adesso dobbiamo usare gli storage esterni, guardate, ci abbiamo ancora 7425 slot vuoti, quindi hey, alla grande, bella raga, ciao!